davvero andando verso il 90% di prime dosi, siamo già oltre l'86 di ciclo vaccinale completo. Bisogna continuare a vaccinare, rafforzare sulla terza dose, che però vedo sta cominciando a raccogliere l'interesse e la richiesta di tanti. Ovviamente siamo partiti, come giustamente il generale Figliuolo e il governo ha chiesto, dai sanitari e dai cosiddetti fragili, adesso l'estensione a tutti gli ultra sessantenni, ma poi vogliamo arrivare, io credo si arriverà a determinare la terza dose per tutti coloro che la vorranno fare come strumento di ulteriore protezione. Tenete conto che un anno fa di questi tempi avevamo 4 volte i contagi di oggi, ma soprattutto avevamo i reparti Covid di terapia intensiva che cominciavano a riempirsi in maniera molto forte. Oggi ancora riusciamo a contenere, nonostante l'aumento dei contagi, il numero di ricoverati. Purtroppo, per quelli che non vogliono proprio capire l'evidenza, si guardi ai paesi meno vaccinati. Dalla Romania alla Russia siamo di fronte purtroppo a vere e proprie tragedie. Io credo sia inevitabile che il governo prolunghi l'utilizzo del Green Pass, è uno strumento che ci sta dando una grande mano. D'altra parte, vede, a causa dei non vaccinati, che non difendono se stessi, non tutelano, ma soprattutto rischiano di non tutelare gli altri, si potrebbe rischiare di dover restringere o chiudere attività. Noi non vorremmo più chiudere nulla. Ma io spero ben di no, però quel rischio lo si evita nella misura in cui si riesce a garantire il controllo delle misure che sono state messe in campo per contenere la pandemia, per sconfiggerla. E quindi vaccinazioni, Green Pass, tutto ciò che serve per evitare il diffondersi del contagio.